Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio, da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. Un latitante 55enne pregiudicato, pluripregiudicato, originario del nord Italia, è stato rintracciato e arrestato dalla squadra mobile di Ancona in Abruzzo, in provincia di Chieti, dove si stava nascondendo dopo essere rientrato dall'Albania. È stato rinchiuso nel carcere di Lanciano. Deve scontare una condanna a 6 anni per reati contro la persona risalenti al 2018, ma il 55enne è già noto alle forze di polizia per aver fatto parte in passato di una holding criminale specializzata in truffe commerciali, falsificazione di atti e riciclaggio, reati commessi tra il 2013 e il 2016 nei territori di Marche, Abruzzo e altre regioni, in particolare Emilia-Romagna e Lombardia. All'epoca dei fatti, il ricercato faceva parte di uno strutturato sodalizio criminale che acquisiva derrate alimentari in maniera fraudolenta per poi riciclare nella grande distribuzione. A tutti gli indagati è già stata inflitta in primo grado la condanna per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffa a danno di aziende sia italiane sia estere operanti nel settore alimentare di prodotti ittici congelati e dell'informatica. Acquistare nei nostri centri urbani, in città e nei paesi, sotto casa dal proprio negoziante di fiducia garantisce il rispetto delle regole, combatte la concorrenza sleale e favorisce anche la tutela dei diritti di lavoratori e consumatori. Lo afferma il responsabile di CNA Commercio Pescara, Luciano Di Lorito, alla vigilia dell'avvio della stagione dei saldi che da oggi prenderanno le mosse in provincia di Pescara e in tutta la regione fino al prossimo 5 marzo. Secondo Di Lorito si tratta di uno strumento molto utile per dare respiro al commercio, ma da più parti viene ormai considerato quantomeno da riformare. Sono sotto gli occhi di tutti le strategie commerciali e le promozioni tutto l'anno applicate dalle grandi piattaforme online, senza peraltro distinguere tra categorie merceologiche. Motivo questo che rende necessario ripensare lo strumento dei saldi così come ora concepito. A detta del responsabile commercio della CNA provinciale, il commercio tradizionale resta comunque centrale e va difeso sia per sostenere le filiere territoriali a chilometro zero, sia per evitare che i profitti non tassati dei colossi del settore impoveriscano il tessuto e l'economia locale. Oltretutto, l'inverno di grande difficoltà che stiamo vivendo ci sta portando a comprendere il reale valore dei costi energetici e la filiera corta è uno degli strumenti in grado di limitare i consumi di tutto il sistema produttivo. Fondamentalmente, per una corretta gestione dei saldi e incentivare la fiducia dei consumatori, sempre secondo la CNA Pescara, è il rispetto delle regole ad essere appunto fondamentale, tra cui l'esposizione del prezzo scontato con quello normale di vendita, oltre all'indicazione dello sconto applicato. ARERA, l'autorità per l'energia, ha imposto a Snam l'avvio della consultazione pubblica sull'utilità per gli italiani del gasdotto linea adriatica, comprensivo del tratto sul Monafoligno, visto che graverà sulla bolletta degli italiani. Lo fa sapere il coordinamento No Hub del gas. Un fatto clamoroso, dice il coordinamento, annunciando per oggi una conferenza stampa in cui chiarirà come si potranno inviare le osservazioni sul progetto in momento in cui, sostiene, i dati smentiscono chi ha scommesso sulle paure degli italiani sulla mancanza di gas, visto che addirittura nel 2022 l'Italia ha esportato, sì, esportato all'estero, sottolinea il comitato No Hub del gas, oltre 3 miliardi di metri cubi, un record assoluto con lauti guadagni per le aziende che usano i gasdotti pagati dagli italiani con le loro bollette.
5 arresti contro i 3 del 2021, 210 persone indagate contro le 156 dell'anno precedente, 96 gli apparati sequestrati e 7.000 monitoraggi su internet. Sono i numeri che riguardano le attività svolte dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica in Abruzzo nell'arco del 2022, anno nel quale la Polizia Postale e delle Comunicazioni è stata chiamata a far fronte a continue e sempre più evolute sfide investigative sulle macro aree di competenza, in particolare negli ambiti della prevenzione e contrasto alla pedopornografia online, della protezione delle infrastrutture critiche di rilevanza nazionale, del financial cybercrime e di quelle relative alle minacce eversivo-terroristiche riconducibili sia a forme di fondamentalismo religioso che a forme di estremismo politico-ideologico anche in contesti internazionali. Un numero di 153.676 persone controllate, con un aumento di circa il 20% rispetto al 2021, 17 arrestati, 202 indagati e 74 provvedimenti di polizia. È il bilancio di fine anno dei controlli della polizia ferroviaria del compartimento Marche, Umbria e Abruzzo, con sede ad Ancona. Numerosi anche sequestri, 7 armi da taglio, di cui 3 improprie, nonché circa 400 grammi di sostanza stupefacente tra cannabinoidi e modiche quantità di eroina e cocaina. Diverse le iniziative di prevenzione con 12 stazioni sicure finalizzate al contrasto delle attività illecite maggiormente ricorrenti in ambito ferroviario, 13 Rail Safe Day per la prevenzione di comportamenti impropri o anomali, spesso causa di investimenti, 12 Oro Rosso per il contrasto dei furti di rame e 2 Action Week finalizzate al potenziamento dei controlli di sicurezza sulle merci pericolose trasportate in ambito ferroviario. Sono i numeri appunto relativi all'attività della polizia ferroviaria delle Marche e l'Abruzzo nel 2022. Saranno completamente riqualificati a Pescara i marciapiedi e le strade nella zona del mercato coperto di Porta Nuova. Il progetto definitivo esecutivo è stato approvato nei giorni scorsi dalla Giunta Comunale. L'intervento riguarderà specificamente una porzione di via Orazio e via dei Bastioni, la totalità di via Valerio Lucio e via degli Aprutini. Gli attuali marciapiedi saranno totalmente demoliti e ricostruiti partendo dai cordoli per i metrali che seguiranno sostanzialmente l'attuale tracciato. In particolare attenzione verrà posta agli attraversamenti stradali. Saranno livellati anche i chiusini. Una volta definiti i parametri dei marciapiedi sarà realizzato il nuovo manto stradale previa fresatura del tappetino esistente. Al termine sarà messa a punto la nuova segnaletica verticale e orizzontale. I marciapiedi oggetto di intervento saranno quelli di via Orazio lato est, della porzione tra la rotatoria di via Lago di Scanno e via dei Bastioni lato nord di via Orazio e viale Gabriele D'Annunzio, composto da 3 tratti, tutti e 2 i lati di via Valerio Lucio e via degli Aprutini. L'asfalto verrà sostituito nell'intero tratto di via dei Bastioni da via Orazio a via D'Annunzio, via degli Aprutini e via Valerio Lucio da via dei Bastioni a via Lago di Scanno. Lo fa sapere l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Pescara, Luigi Alboremascia. L'appuntamento con la Befana Bienda al Mare è fissato per domani alle 11 al porto turistico Marina di Pescara. La vecchina più amata, come avviene ormai da 20 anni, anche nell'edizione 2023 porterà con sé interessanti novità. Giungerà infatti dalla banchina a bordo di un gozzo, ma sarà accompagnata da aquile e gufi, e ad aspettarla ci saranno anche gruppi di cavalli e cani di salvataggio. La manifestazione, realizzata con il contributo del Comune di Pescara, assessorato al mare e al fiume, e organizzata dalla Società Nazionale di Salvamento di Pescara, ha lo scopo di offrire un dono ad ogni bambino che la Befana custodirà nel tradizionale sacco. L'evento è stato presentato a Palazzo di Città da Riccardo Padovano, presidente di Confcommercio Pescara, Cristian Di Santo, presidente della Società Nazionale di Salvamento, e Nicoletta Dinisio, assessore comunale al mare e al fiume. Ne parleremo nella nostra rubrica Servizio interviste.
E domani alle 20:30 presso l'Auditorium Flaiano di Pescara la compagnia di balletto internazionale Ballet Company Italia e il Centre du Ballet Production per il calendario degli eventi natalizi dell'assessorato alla cultura del comune di Pescara guidato da Maria Rita Carota con direttore artistico e primo ballerino Alessandro Bonavita porteranno in scena il Gran Galà dell'Epifania che chiuderà gli eventi natalizi. Grande onore avere la possibilità di portare in scena sotto la mia direzione uno spettacolo ricco di grande professionalità con pezzi di fondamentale importanza per il balletto classico, ha detto invece il direttore Alessandro Bonavita. Tra gli altri, l'Adagio della Rosa, Don Quixote, Carmen, l'Adagio Bianco del Lago dei Cigni e non può mancare il famoso Valzer dei Fiori del celebre Schiaccianoci. Ed è con questa notizia che ci avviamo alle previsioni del tempo. Sull'Abruzzo oggi si prevedono condizioni generali di cielo poco nuvoloso sulle zone alto collinari e montuose, con possibili annuvolamenti in giornata a causa del transito di nubi medio-alte stratificate, foschie dense e banchi di nebbia sulle valli interne della Marsica e dell'Aquilano. Non si escludono temperature attenuate con nebbia sul versante adriatico nel corso della mattina. Temperature generalmente stazionarie, venti deboli, mare generalmente poco mosso. Con i dati di abruzzometeo.org ci salutiamo. Grazie e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.